Sì, si può ripartire da lì, ma la speranza è quella che si possa ripartire da un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo avuto nelle ultime partite, che questa sosta ci abbia ricaricato, soprattutto dal punto di vista mentale, perché molti ragazzi erano arrivati alla fine del girone d'andata un po' con l'acqua alla gola. Adesso abbiamo fatto un buon lavoro, è normale che poi non si sa mai, la prima partita è sempre un punto di domanda quando ci sono poi le soste, però i ragazzi hanno lavorato bene nonostante la difficoltà del clima, dei campi che abbiamo trovato in questa ripresa, però la speranza è che domani siano pronti e determinati. No, perché alla fine era il male minore. Alla fine abbiamo fatto un allenamento sul campo in erba e ha dato qualche problema a qualche giocatore, perché poi ti mancano gli appoggi e fai fatica a stare in piedi, quindi la qualità dell'allenamento, è inferiore e allo stesso tempo c'è il rischio infortuni. Quindi il male minore era quello di allenarsi sul sintetico, noi l'abbiamo fatto, fortunatamente abbiamo lavorato su un ottimo sintetico e la speranza è quella che non incida in maniera negativa. Comincia un altro campionato col girone di ritorno che regala Assolutamente a sì. Lecce in questa maniera? Assolutamente sì, anche perché abbiamo fatto secondo me comunque un buon girone d'andata, viste tutte le vicissitudini che si sono venute a creare durante i vari periodi. Abbiamo vissuto momenti molto belli, momenti normali, momenti negativi, li abbiamo sempre affrontati con lo spirito giusto, cercando di venire fuori dalle difficoltà quando le abbiamo avute, cercando di dare continuità di risultati quando siamo stati bravi a farlo. Adesso inizia un nuovo campionato che ci deve portare ad alzare sempre il nostro livello di concentrazione, il nostro livello di prestazione, perché questa è una squadra che deve migliorare dal punto di vista della preparazione alla partita, dell'essere sempre al 100% dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, che è quello che fa la differenza per arrivare a dei risultati oppure In questa chiave. Temi di più la fame di punti dell'Avellino oppure il fatto che appunto si riprende il campionato dopo un po' di pausa? Ma è normale che il rispetto per l'avversario è la base di tutto. L'Avellino ha sicuramente una classifica meno bella rispetto alla nostra, avrà sicuramente una grandissima voglia di iniziare bene il girone di ritorno, però allo stesso tempo non possiamo pensare che noi non abbiamo le stesse identiche voglie, le stesse identiche volontà di iniziare bene, di ripartire. Appunto, come ho già detto prima, con un atteggiamento e con una voglia di conquistare risultati forte, perché un gruppo come il nostro, così giovane, che ha voglia di mettersi in mostra, deve averla sempre durante la settimana e durante le partite. Ma no, a livello tattico no, perché i giocatori che sono arrivati comunque sono arrivati a sostituire anche per caratteristiche i giocatori che già erano presenti in rosa, perché Pörs è arrivato a sostituire Somma e Mauri è arrivato a sostituire Morosini, quindi bene o male anche magari con caratteristiche diverse, essendo Pörs e Mancino, essendo Mauri un giocatore diverso rispetto a Morosini, però bene o male hanno quelle caratteristiche che servono noi per continuare a portare avanti un progetto di squadra e anche per le caratteristiche che ha questa squadra più vicine a quello che abbiamo fatto nel girone d'andata. Come hai ritrovato Mauri? Cioè, le chiedo se è in condizione già per partire dal primo minuto e che impatto ha avuto sulla squadra, anche ripensando alla precedente conferenza, che diceva che avrebbe dovuto dare una mano anche allo spogliatoio. Le chiedo la personalità di Mauri, Sì, se ma si su sente questo comunque. io
avevo zero dubbi, nel senso che lui è già stato abituato ad essere un capitano, un leader in uno spogliatoio come quello della Lazio, dove ha avuto compagni giovani, e lui è sempre stato per loro un valido aiuto. In questi giorni si è sicuramente integrato, ha fatto conoscenza con molti ragazzi che magari non conosceva. La cosa bella è stata quella di vedere come i ragazzi più giovani abbiano percepito in lui un giocatore che per anni è stato in categorie superiori, e vedendolo negli allenamenti si capisce perché, per la qualità di gioco che esprime, per la qualità dei movimenti, per la personalità che mette in campo. E adesso l'unico aspetto che manca da valutare è proprio la partita, perché dal punto di vista degli allenamenti e per tutto il resto sono veramente contento. Quanto può avere nelle gambe? Ma sinceramente, vedendo i test e vedendo gli allenamenti che ha fatto in questo periodo, l'ho trovato veramente bene. Ma ce l'avevano già detto chi lo aveva allenato, che era un ragazzo che fisicamente era a posto e ci ha dato questa dimostrazione. Poi dopo, più che altro, sono i ritmi della categoria che bisogna capire, e lui soprattutto deve capire. Quindi dare un minutaggio non te lo saprei dare, però sicuramente è pronto per giocare. Forse è cambiato qualcosa rispetto a qualche anno fa, intendo qualche anno fa chi aveva 35, 36, 37 alla fine carriera. Adesso ci sono esempi, Mauri e di Gabriele non è l'unico, di giocatori che a 35, 40 anni fisicamente si pongono ancora competitivi come nei Perché c'è stata sicuramente un'evoluzione dal punto di vista della preparazione atletica, sicuramente, ma anche della prevenzione. I giocatori, i grandi professionisti, sono quelli che si curano prima dell'allenamento, si curano dopo l'allenamento, fanno una vita sana, e sicuramente questo aiuta e incide molto nell'allungare la carriera. Personalmente, anch'io negli ultimi 2 stagioni che ho giocato, che avevo già 35 anni, fisicamente stavo molto bene. Perché? Perché riuscivi ad avere un equilibrio che ti permetteva di far bene la partita, di riuscirti a gestire e soprattutto di allenarti. Perché, come ho già detto diverse volte per Caracciolo e per Pinzi, non è vero che quando arrivi alla soglia dei 35 anni devi essere solo gestito per giocare la partita del sabato. Ti devi allenare. Poi dopo l'intensità d'allenamento logicamente può essere inferiore rispetto ad un ragazzo di 20 anni, questo è normale, ma i giocatori anche intorno ai 35 anni devono allenarsi quotidianamente, costantemente, devono curarsi ancora di più, e allora così possono allungare la propria carriera. Sì, non è convocato perché purtroppo ha un piccolissimo, piccolissimo fastidio che è meglio non far sì che diventi più grosso. Probabilmente da lunedì sarà già a completa disposizione nostra. Purtroppo ha avuto pochi giorni di tempo per potersi allenare, e come abbiamo già detto, la condizione dei campi non l'ha sicuramente aiutato, però è un giocatore che da lunedì sarà a completa disposizione della squadra. Rinforzo che la soddisfa comunque, insomma, io È un rinforzo che mi soddisfa perché me ne hanno parlato molto bene, mi hanno parlato di un ragazzo soprattutto che ha voglia di migliorarsi, un ragazzo che ha personalità, che ha buona visione di gioco, una buona tecnica, è mancino, e quindi è una cosa importante per le caratteristiche della nostra squadra, e quindi la speranza è quella che lui possa star bene fisicamente e possa ricoprire, appunto, come ho già detto in precedenza, quel ruolo lasciato libero purtroppo da Somma, che nell'ultimo periodo aveva, secondo me, interiorizzato molto bene quelli che erano i concetti di gioco, e le sue prestazioni erano sicuramente positive. C'è il dubbio difesa 3, difesa 4? Ma no, ho avuto questo dubbio sicuramente, però visto e considerato il numero di giocatori che ho a disposizione e appunto anche le defezioni, sicuramente giocheremo a 4.
Mauri da metà campo in su può fare qualsiasi ruolo, sicuramente un offensivo, sicuramente nel 4-3-1-2 non può fare la mezzala, nel 4-3-3 sì, però può fare l'esterno, può fare il tre quarti, può fare la seconda punta, l'ha dimostrato nella sua carriera, negli ultimi anni che ha fatto la Lazio ha interpretato tutti i ruoli offensivi e ripeto, lui ha fatto una carriera dove la sua caratteristica migliore è sempre stata quella dell'intelligenza tattica, del saper leggere le situazioni, di sapersi adattare a qualsiasi sistema di gioco. E quindi questo facilita anche il mio compito, perché non ti vincola ad un sistema di gioco unico, ma puoi anche cambiare le cose a seconda della posizione dei vari giocatori. Lei ha un sacco di amici, no? Uno di questi è Mauri, che è proprio sceso in campo per dare una mano. Sì, ho chiesto anche a Nesta, però non ce la faceva più. Ma sì, per me è bello, ma è solo una conferma di quello che è il nostro rapporto al di fuori del campo. Io penso che ognuno di noi nell'arco della propria carriera abbia instaurato dei rapporti più forti con alcuni compagni, magari forti con altri, ma che poi ci si è persi durante il cammino. Però penso che poi si sia ripagati comunque di quello che si è sempre dato in cambio. Io sono sempre stato un compagno leale, sono sempre stato un giocatore che si è sempre messo a servizio della squadra, del gruppo, dentro il campo e anche fuori dal campo. E quindi l'avere degli amici che mi rispettano e parlano bene di me è sicuramente per me importante. E questo spero che possa essere un obiettivo anche dei miei ragazzi, quello di capire che non bastano le doti tecniche, ma ci sono dei valori anche umani, dei valori che poi ti puoi portare dietro tutta la vita, che penso che alla fine ti ripaghino anche di tanti sacrifici e di tanti modi di fare che non tutti sono in grado di avere. Ho visto grande impegno sì, perché nonostante appunto le difficoltà che abbiamo avuto, ma ho visto una grandissima disponibilità da parte di tutti i ragazzi e soprattutto ho visto voglia di allenarsi e questo per me è importante, perché il pensiero che devono avere i miei giocatori non è quello di essere a disposizione della partita del sabato, ma è quello di essere a disposizione durante la settimana. Probabilmente dico una cosa che può essere anche diversa rispetto ad altri allenatori o pensiero che hanno altri allenatori, ma per me è molto più importante vedere i giocatori che si allenano tutta la settimana e poi poter fare una scelta mia il sabato, piuttosto di non farli allenare, gestirli e portarli a disposizione tutti di questa partita, perché il livello d'allenamento deve essere sempre alto e solo così si può poi giocare un calcio come piace a me. E i giocatori che non si allenano per una settimana, due settimane, tre settimane non possono avere sicuramente una prestazione di primo livello. Su questo punto proprio ieri Dall'Oglio diceva che è importante allenarsi tanto, che riceve consigli anche tecnici dall'allenatore e diceva secondo me l'allenatore vorrebbe giocare a lui perché ha ancora la voglia, il movimento. No, a me viene voglia di giocare, no, mi viene voglia di giocare solo quando mi innervosisco. Allora quando mi nervosisco perché non riesco, magari io vedo qualche ragazzo che molla sotto certi punti di vista, proprio della voglia di allenarsi, della voglia di migliorarsi durante ogni singolo allenamento, allora lì sì, perché? Perché voglio inculcare a loro una mentalità improntata sul lavoro, perché non bastano nel calcio d'oggi, non bastano le qualità tecniche. E non basta la gestione della settimana per arrivare al top alla partita. E quindi tutti i giocatori della mia squadra devono avere il pensiero fisso di allenarsi costantemente, tutti i giorni, al 100%. Perché noi i carichi di lavoro
glieli sappiamo dare noi quando è il giorno per caricare, quando è il giorno per recuperare e non devono essere loro a gestirsi perché per me se un giocatore si gestisce anche in partita e per me questo non va bene. Sì, è normale, il girone di ritorno sicuramente è più difficile perché poi dopo incominciano anche a contare molto i singoli risultati, a contare molto le posizioni in classifica dove una squadra si trova. Ogni squadra ha un obiettivo che si è messo a inizio stagione, quindi quelle che hanno degli obiettivi molto alti sicuramente. Hanno fatto investimenti importanti, posso pensare al Bari con Floro Flores, ma anche altre squadre che appunto si sono rinforzate per arrivare a un obiettivo iniziale prefissato e penso che sia difficile non solo per noi, ma sarà difficile un po' per tutti perché è un campionato veramente equilibrato. Pinzi sta meglio, sicuramente non è al top. E perché non ha smaltito al 100% il fastidio che lo aveva fermato poi nell'ultima partita per scendere dalla squalifica, ma era comunque infortunato. E adesso si è allenato bene in questi giorni, il dolore è diventato un fastidio. Lui è uno di quelli che nonostante l'età non molla mai di un centimetro e quindi è un esempio per i ragazzi, ma sicuramente è importante anche per me. Bisoli mi dà zero problemi perché è un professionista, sembra un giocatore navigato, sembra un giocatore di 30 anni, per quelli che sono gli atteggiamenti, la serenità e la voglia di arrivare a degli obiettivi importanti, quindi non mi ha mai dato un segnale di cedimento in nessun allenamento e penso che sia uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere e vedendolo come si allena anche in questi giorni, nonostante tutte le voci di mercato che girano intorno a lui, fa crescere ancora di più il suo valore perché vuol dire che stiamo parlando di un ragazzo con la testa sulle spalle, un ragazzo responsabile che sa quello che vuole, ma sa benissimo che se lo deve conquistare giorno dopo giorno.